Il lavoratore della professione multiservizi dopo 17 anni di lavoro, 10 dei quali a nero per far risparmiare tanti soldi agli enti locali, oggi con il cambio dell'amministrazione a Frosinone sono stati praticamente cacciati da quelli che erano i loro posti di lavoro. Da un contratto a tempo indeterminato a un salario di 900 euro gli è stato chiesto un contratto a tempo determinato di 4 mesi e un salario di 450 euro. Un centinaio di loro di Frosinone si sono rifiutati di questa situazione praticamente di peggioramento della situazione lavorativa dopo aver lottato per anni per la stabilità e oggi sono sul tetto a ribadire che questa situazione non può essere gestita così. Chiediamo alla Regione e al Comune di mettersi d'accordo, la Regione ha proposto pur un confuso programma per superare questa fase, lo ha fatto, il Comune di Frosinone si mette di traverso perché vuole continuare a spezzettare i servizi, a gestire in proprio quelle che erano invece le soluzioni di una società che conta 270 dipendenti e noi qua sopra ci stiamo perché vogliamo che la soluzione sia per tutti, pubblica e dignitosa.